Oggi andiamo a vedere come fare un beat drill dark. Faremo il breakdown del sample e poi Lenny Hawkes andrà ad aggiungerci la batteria. Il sample è stato fatto da Luca Type, che però in questo momento ha la febbre, spero sia ancora vivo, e quindi farò il breakdown per lui. Quindi andiamo direttamente su FL Studio. Il sample suona così. E ha poi una seconda parte che suona così. È un sample molto semplice, composto da due suoni. Il primo suono è un suono di keys che viene da Omnisphere, dalla bank di The Martians, chiamato Pace, e che ha questa pattern. Quindi vedete come gli accordi sono composti da molte note, e soprattutto queste note sono un po' shiftate di posizione per dare quell'effetto un pochino cadenzato. E per quanto riguarda gli effetti del mixing, c'è soltanto un RC20 con il preset vinyl 1, quindi senza, con, e poi un basso con questa pattern. Basso che viene dal nostro one shot kit chiamato Enigma, su cui non è stato messo nessun effetto. La seconda parte del sample sembra un'altra melodia, ma in realtà è la stessa melodia. L'unica cosa che ha fatto Luca Type è stato aprire il sample originale in Edison, andare sul sample rate, scrivere 2000, mettere resample e suona così. E dà questo bellissimo effetto sott'acqua, molto più calmo, con anche meno note, e permette quindi di creare praticamente una melodia diversa. E questo è tutto, un sample veramente semplice, con pochi elementi, ma elementi efficaci. E adesso vediamo cosa ci ha combinato Lenny Hawkes. Perfetto, quindi grazie mille a Luca per il sample, l'ho semplicemente messo dentro ad FL Studio e sono partito diretto con la batteria. Per la batteria ho usato il nostro nuovissimo kit drill Comet, che potete trovare su hypinvolt.com, e se non sbaglio l'unica modifica che ho fatto questo sample è che, esatto, l'ho abbassato di 200 cents, due semitoni. Quindi mettendo giù la batteria io sentivo questo. Per primo ho messo giù questo hi-hat che si chiama Mars Desert. Il pattern è questo. Semplicissimo, e come potete sentire ho messo un bel po' di effetti. Ho messo un EQ per togliere le frequenze basse, un reverbero per dargli un po' più di leggerezza, un fruity delay per dargli un po' più di vita e per farlo durare un po' di più, e un halftime, roba che sto facendo moltissimo ultimamente. Abbasso il mix a 50%, il mix qua a 10%, e va a dare un po' più di frequenze basse alla hi-hat. Dopodiché sono andato a prendere questo open hat che si chiama Sphere e ho messo questo pattern più che semplice. Dopodiché sono andato ad usare questo stesso open hat per dare un po' più di ritmo, un po' più di bounce al primo hi-hat. E come potete sentire il suono è molto stereo, cioè praticamente ci sta girando attorno alle orecchie, e per questo ho usato il classico e il mio adorato, dove cazzo? Qua ho messo questo Pan Man con il preset 2 bar wide slow e con il width al massimo. Dopodiché volevo assolutamente mettere uno snare, quindi sono andato dentro agli snare, ho preso questo Mockingbird, che mi piace un botto, abbastanza classico, e non ci avevo sbatti di mettere giù il pattern, quindi sono andato dentro ai MIDI e ho messo questo rim slot. Vi faccio vedere esattamente come l'ho fatto. Un click e abbiamo il pattern così, che è semplicemente facilissimo da usare e perfetto. Quindi con lo snare. Ho messo un secondo pattern con lo stesso snare, semplicemente per dare un po' più di ritmo alla batteria, con questo pattern qua. E diciamo che va semplicemente a riempire un po' di più di spazi. Dopodiché il momento più bello di un beat drill è mettere giù l'808, quindi ho preso questo primo 808 cross, che è un po' stereo, che ha un feel un po' particolare, oh, però basta. Ed ho messo giù questo pattern qua.
Che raga, vi giuro, questo 808 mi fa impazzire. Dopodiché l'ho complementato con questo kick qua che si chiama G Turismo. Questo 100% raga un kick di Luca, perché un nome così può darlo solo lui. Bello pesante come piace a me. E dopodiché ho semplicemente aggiunto tre perk pattern, come potete vedere, semplicissimi. X V1. Anche Luca, perché metti sti titoli? Alle perk, però. Scherzo, ti amo. Dopodiché abbiamo questo OK Wow e abbiamo questo jumper molto semplice, che vanno a dare stessa cosa, un po' più di vita e un po' più di ritmo. E per finire ho semplicemente duplicato i pattern dell'808 e del kick e ho cambiato un paio di note per dare più varietà al beat, ed ho anche complementato questo 808 in questa seconda parte del drop con questo moon bass che trovate sempre nel nostro kit, che mi fa impazzire. Ed è così che abbiamo creato questo beat assieme, grazie mille Luca per il sample, mi sono divertito un botto. Questi suoni, raga, sono semplicemente pazzeschi per fare drill. Se volete fare drill, andate a coppare questo. Coppare, mamma mia, no. No, non ho detto coppare, vi prego. Raga, mi vergogno, cioè, to cop si può dire, ma coppare, dai. Comunque, se siete interessati, andate su hypeinvolt.com, acquistate il kit e andate a farci un po' di beat drill. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima, come sempre. Bella.